A 6 anni dalla sua nascita, l'Università Popolare del Mediterraneo di Crotone continua nel suo progetto di educazione permanente. L'anno scolastico appena iniziato ha visto attivati 15 corsi, tra questi l'inedito corso di piante alimurgiche e cucina naturale. Il servizio è di Ugo Rendace. La prima lezione porta alunni e docente sui campi ancora bagnati di capocolonna. La raccolta è aperta, tutti a caccia di cicoria, forse la pianta più sconosciuta tra le conosciute. Un bisogno amaro che dà il via al corso di piante alimurgiche e cucina naturale. Per aula un posto splendido, a pochi passi dal mare, con un docente che introduce in un mondo che regala il piacere sottile del bisogno di un tempo che fu. La cicoria è l'elemento base di tutta la cucina calabrese, nel senso tecnico del termine, perché era quella che spontaneamente usciva dappertutto, non aveva bisogno di essere coltivata, veniva raccolta quindi al ritorno dei campi soprattutto. Una pianta spontanea, regalo dell'autunno, che fa la sua comparsa fino ai primi caldi estivi. Di lei si utilizza tutto. È il maestro che ci ha indicato, ci ha fatto capire la differenza tra diversi tipi di cicorie. Ma lei conosceva le potenzialità di questa pianta? Sì, la conosciamo perché qua in questa zona si mangia tanto, si va in cerca di queste verdure naturali, no? La lezione impegna duramente i ragazzi, dopo la raccolta, la pulizia e ancora studio, questa volta in cucina. È il modo migliore per assaggiare la verdura, questo tipo di verdura, cioè la cicoria, ma in A generale tavola qui. l'attenzione è massima, al posto dei quaderni, piatti e bicchieri, spazio alla zuppa, poi al timballo con provola e pomodorini, infine i famosi pirottini di Giacinto, cicoria doc e cuore caldo di provola della Sila. Unica concessione, il peperoncino, poi spazio a commenti e giudizi, ma a guardare nei piatti per oggi sono tutti promossi.